iscritto al PD da sempre, ero iscritto al PDS prima, ho sempre partecipato alle primarie, avendo la possibilità di votare in un seggio estero anziché al mio seggio in Toscana, allora sono venuto molto volentieri. Direi che qui a Washington abbiamo visto una buona partecipazione, per quelli naturalmente che sono i numeri della nostra comunità. Spero sia stato lo stesso nel resto del Nord America. E spero che questo sia un punto di partenza a partire dalla giornata di domani, dal 1 maggio, per poter rilanciare il PD in vista di appuntamenti elettorali che insomma arriveranno abbastanza presto, molto importanti, in particolare sotto il profilo della lotta ai movimenti populisti. Quindi avere un partito democratico capace di affrontare efficacemente sia in Italia che nella circoscrizione estero, anche questo è molto importante, i movimenti populisti. Che cos'è il partito? Cioè, il partito non è un segretario che viene eletto 3 anni e poi se ne elegge un altro, cioè il partito deve essere qualcosa che va a prescindere, che va oltre, quindi secondo me sarà questa la grande sfida, speriamo difficilissimo, ma si può fare. La partecipazione oggi direi che è stata buona, è un segnale molto positivo per il futuro del Partito Democratico, in particolare per quel che riguarda la necessità del PD di ricostruire un rapporto con la base del partito e di dare voce a quelle persone che costituiscono, diciamo, la spina dorsale di questo grande movimento democratico. In bocca al lupo e spero che l'Italia sia giusta strada facendo, speriamo. Ma io ho molta fiducia in questo partito e spero che veramente faranno delle cose buone per tutti. No, eh?